Ciao a tutti cari amici che ci seguono oramai da tempo e che ci fanno anche molti complimenti per quello che diciamo e facciamo, ma stasera siamo qui in veste diciamo feriale, nel senso di ferie, non di tempo di lavoro, perché stiamo seguendo un progetto delle yurta, dei villaggi amici e quant'altro, e stiamo cercando di sviluppare una serie di informazioni che poi entro il più breve tempo possibile ci porteranno a portare diciamo delle soluzioni in questo senso, cioè di dare diciamo di far riprendere possesso alla comunità umana di porzioni di territorio che erano state abbandonate verso, per la corsa sfrenata verso il consumismo atlantista, che noi aborriamo da sempre, come tutti sanno, e che ovviamente ci vede suoi nemici proprio giurati. Allora, però, in questo territorio che ci ricorda, seppur da lontano, il grande le grandi, soprattutto le grandi praterie dei Pelirossi sterminati dagli americani, e appunto ci vengono certi pensieri appunto di recupero della terra. Bravissimo. Ecco. Vogliamo riprendere possesso del territorio che ci è stato sottratto in maniera subdola dal concetto del consumismo della grande città, del benessere alla portata di tutti e quant'altro. Noi vogliamo quindi un nuovo diverso sviluppo, un nuovo diverso benessere, un nuovo concetto filosofico di tempo della vita. E infatti stasera vi volevo parlare del concetto di tempo. Il tempo, diciamo in estrema sintesi, perché abbiamo solo 5 minuti, è una diciamo, dimensione che può essere sia trascendente che immanente, cioè praticamente la soluzione del concetto di tempo può essere diciamo, vista e trovata attraverso concetti tecnici, tecnologici, concreti, fisici, diciamo gli orologi, tipo gli orologi, che poi magari in un'altra occasione spieghiamo quando sono stati tipo inventati, le esattamente quando sono stati inventati, a favore di chi sono stati inventati, eccetera. E quindi il concetto trascendente, che è quello diciamo che deriva dal concetto della, dei massimi sistemi, del concetto della divinità, del concetto eccetera, cosa che insomma diciamo per estrema sintesi, che poi magari come ho detto espandiamo poi in un'altra occasione, il tempo è sempre stato visto o in estrema diciamo interiorità o estrema esteriorità, e cioè il tempo visto a livello universalistico e quindi anche immanente e anche religioso trascendente, oppure di passaggio da una fase all'altra, di intermezzo fra un evento e un altro. Molto umanamente, no? E quindi che cosa dicevano i Socrate, Platone, Plotino e quant'altri? Dicevano, pur nella loro diversificazione, che nella loro diciamo, identità filosofica assolutamente personale, dicevano essenzialmente che il tempo è una diciamo questione oggettiva che però c'ha bisogno di avere diciamo la il contatto con la collettività per diciamo renderlo fruibile, diciamo una dimensione comunitaria. Uno degli aspetti che dicevano loro, insomma non il principale, ma uno di questi aspetti era questo. Quello che invece diceva Sant'Agostino, per esempio, e poi tutta la Chiesa a seguire, San Bonaventura, San Tommaso, eccetera, eccetera, che abbiamo citato proprio Giorgio qualche giorno fa a proposito di altri, altre tematiche, dicevano che praticamente il tempo era una dimensione divina e quindi come tale andava visto e considerato come una diciamo
personalizzazione della divinità, cioè una manifestazione della volontà divina, e quindi come tale andava impegnato tutto per redimersi dal peccato originale e quindi andare a sfociare poi i redenti nella collettività celeste della Gerusalemme celeste, diciamo così, va, ecco, intesa in un altro termine, va bene. Ma loro stessi poi, che affermavano questi concetti del tempo terrestre, quando poi si trattava di andare a dare delle concessioni a chi pagava, diciamo, allora questi qui gli davano trascendevano delle, sì, gli davano delle concessioni, ignorando che nell'aldilà, cioè nel dopo morte, non esiste il tempo. E allora quello andava e gli dava un obolo, e avevano le indulgenze magari per 300 anni in meno di purgatorio. Infatti. Come li contassero lo sa poi il buon Dio. No, ma quello Dio, che io invece prendo sempre ad esempio, sì, quel famoso aforisma che dice che c'è, in cui vede il troiano e il sacerdote, no, del Dio, no, e dice al Dio, no, il troiano, ah no, pentiti che Dio ti assolve. Sì. Sì, ma dice il troiano, ma a chi mi devo pentire? All'uomo, sì, o al Dio? E l'uomo dice al Dio. Allora tu vattene uomo. Era lo spartano, non eri troiano. Lo spartano, è vero, sì, scusa. Lo spartano, sì, certo. Sì, no, sì, è chiaro. Volevo dire Pericle, ma poi addirittura proprio a quest'ora comincio dai numeri. Sì, ci abbiamo avuto un viaggio oggi, che da Roma a qui sette ore di viaggio pieno di disavventure di avventure che hanno cementato la nostra amicizia. Incredibile, proprio bellissima. Allora io chiudo con questo, diciamo, scenarietto personale, perché è carino, è bello pensare che il tempo è sempre comunque una dimensione umana ed è la percezione più interiore che l'uomo ha di tutte le altre della realtà che ci circonda. Il tempo è l'essenza dell'essere. E va bene, se tu dici che il tempo è l'essenza dell'essere, ci metteremo tutti a meditare, è vero, inginocchiati alla maniera più strana, per cercare di dimenticare che il nostro essere è legato al tempo.